Signore e signori, benvenuti in questo nuovo episodio della Tech It Classic. Oggi, come è stato richiesto da un ragazzo, che ringrazio e che dopo andremo ad aggiungere al Museo degli Iscritti, il commento lo vedete qui sotto in sovraimpressione, Ivan08, ha detto di costruirmi una base nel Nether. Io avevo intenzione di fare delle altre cose, tra l'altro vi voglio tenere anche aggiornati, avevo fatto questo passaggio qui, perché dovevamo un attimino fare qualcosa di interessante. Però non fa niente, lo possiamo fare tranquillamente in un'altra puntata perché c'è stato un vostro commento e vi ricordo che se volete essere salutati o se volete essere aggiunti al museo degli iscritti vi basterà lasciare un commentino qui sotto scrivendomi qualcosa di interessante e di utile da fare oppure semplicemente scrivendomi quello che volete, di essere salutati, molto semplicemente. Allora, credo di aver detto tutto, credo di aver preso anche tutto, possiamo avviarci nel Nether per fare la nostra hub praticamente perché faremo un hub del Nether. Ho preso un pochino di materiali, ve li faccio vedere. Ho anche l'alchemy bag bella piena. Forse, giustamente, l'unica cosa che mi sono scordato è di recuperare un po' di legna. E quindi la vado a recuperare subito. Facciamo così. Ecco qua. Prendo questa, prendo anche questa. Prendo un po' di tutto quello che c'è. E poi vediamo. Beh, eccoci qua nel Nether. Lo sapete che purtroppo lagga. La prima cosa che proporrei di fare io è spianare, almeno a livello del portale, tutta questa netherrack e poi iniziare... What? Ah, cacchio, vero? Speriamo che non ci sia nessun pigman da queste parti. Scusate un attimo, ma sto in normale, ok. Spiano, anche se qui ci vorrà un pochino... E poi vediamo un attimino come impostare la costruzione. E dunque signori, allora, ho ripulito un attimo la zona. Purtroppo ci sono ghast a non finire. Tra l'altro questa struttura qui, questo pilastrino nel niente, mi piace da morire. Questo è quello che sarà l'hub del Nether. Ovvero sarà un qualcosa di circolare. Onestamente ci stavo un po' pensando perché c'è una bella strutturina qui sotto da ripulire. Credo che lo farò, in realtà, quasi ora che ci penso posso usare il catalyst per fare prima. E avevo intenzione di fare una chicca. Però voglio innanzitutto fare tutta questa zona qui, ovviamente vi tengo aggiornati, almeno ci provo. Perché poi io inizio a costruire e ciao e buonanotte. E di solito vi faccio vedere sempre verso la fine della puntata. Dico, vado a riempire perché il bianco mi piace tantissimo come spezza il colore del Nether. Avevo portato anche un po' di sandstone, adesso vediamo un attimino cosa possiamo fare. Fatemi sapere se vi piace il fatto che sia circolare, è un hub, quindi lo voglio fare, per questo motivo lo voglio fare circolare, richiamerà forse un pochino quella che è l'hub della montagna, quello che abbiamo fatto nella montagna, se non avete visto il video ve lo lascio qui giù in descrizione. In effetti forse il marmo poteva andare bene, fatemi pensare perché forse al posto di questo ci metto il marmo. Grazie mille per avermelo ricordato, vado a fare il cambio, lo riempio e inizio a tirare su qualcosa. Piccolo update tecnico, come potete vedere ho fatto questo cerchio che è al lato 11, quindi dovrebbe essere 22 di diametro se non erro, e ho utilizzato il marmo perché sta meglio. Adesso devo illuminare un attimino perché tutti questi pigmen ce l'hanno un attimino con me. Tra l'altro è strapieno di ghast, mannaia la morte. Ma vaffanculo. Allora, dicevo, ho messo questi, ho messo un po' di questi qua, iron bars, ringhiere di ferro praticamente. No dai, sono due, aspettate un attimo, scusate. Vai, arca pu. Dicevo, di essere bello è bello. Ora lo voglio ricoprire. Stavo utilizzando adesso questi marble brick in questo modo qua e vedere di fare poi un altro strato. Dopo aver fatto un altro strato, fare una cupola e molto probabilmente al di sopra della cupola fare tipo una zona, avete rotto i coglioni, fare una zona dove ci sia un po' di netherrack che brucia. Quindi ricordare il motivo per il quale siamo nel Nether, ovvero perché c'è la lava e quindi brucia. Tra l'altro avevo pensato che questo colore del marmo rispetto al bianco
della lana è più spento e in effetti ci sta, è più ingiallito, è come se il fumo di tutta questa lava, come se questo calore l'avesse un attimino riscaldata e quindi è stata, diciamo, deturpata ed è diventata più gialla. Secondo me, come spiegazione ci sta, tra l'altro mi piace il contrasto tra quel rosso e questo bianco, ci sta a manetta. E quindi adesso continuo e vi tengo aggiornati se dovessi fare qualcosa di interessante. Allora, signori, le cose sono un attimino cambiate. Questo era come volevo che sembrasse da dentro. Non è male, non è bruttissimo, però ho cambiato idea. Ci sono stati un po' di cambiamenti. Lì vedete delle ceste. Adesso vi spiegherò anche perché. Tanto, pigmentuffatori. Oh, lingotto. Buono. Vabbè, comunque il cambio è perché guardate sotto. Sto spianando tutto e ovviamente lo sto facendo col catalyst, altrimenti non ci sarebbe modo di farlo più in fretta. E scavarla tutta è un po' una rogna, però ogni tanto arriva una botta, ma non è che ho capito da dove. È una rogna, è vero, però tenete conto che ho rotto un piccone, quindi tanto rogna non è. Però volevo capire quanti ne usa. Ne usa parecchi. Boom. Ok, quella la dovrei togliere io. Facciamo così. Vediamo di non far danni. Ok. Così. Perché questo? Perché ho cambiato totalmente l'idea. Non voglio che sia più una cupola, voglio che sia qualcos'altro. Quindi adesso, sicuramente se l'ho fatto, lo vedrete dal titolo e dalla miniatura. Però posso assicurarvi che non sarà facile perché praticamente l'ho già. Così è bello perché sembra tipo un'astronave o un qualcosa. Però, oddio. Voglio che sia ancora più bello e anche più difficile da fare, quindi non so quanto tempo ci metterò, però io lo faccio, quindi signori, io vado. Se va come deve andare, sarà fantastico. Ci rivediamo non so, tra un paio d'anni, quando ho finito di progettarlo e di costruirlo, e ve lo faccio vedere. Grazie per essere stati in mia compagnia. E dunque, signori, questo è l'effetto finale, il nostro calice di fuoco. Devo dire che mi piace un bel po', sebbene io abbia fatto un po' di bordello qui sotto con la lava. Sì, purtroppo. Comunque, allora, questo è il design. Ci ho messo un pochino per farlo. Devo dire che non è stato facile, ovviamente. Spawna gente. Però è bello, è figo. E nella prossima puntata dobbiamo fare. Ovviamente è una cosa molto importante, dobbiamo arredarlo perché comunque questa deve essere una base e come base appunto deve essere funzionale, quindi dobbiamo poterla utilizzare. Come potete vedere qui c'è del vetro e sopra c'è della lava e il problema più grande qua sono i cazzo di gas, come vaffanzio, che come avrete già visto prima, insomma, hanno dato non pochi problemi. Qui ho delle chest che devo svuotare e credo che, però ovviamente questo lo lascio fare anche a voi. Qui sotto, vedete, vi faccio vedere, esiste quasi praticamente una scala naturale che porta qui. Questa voglio che sia la zona, diciamo, vivibile. Devo chiudere lì, insomma, ci sono da fare un po' di cose. Però se avete dei consigli su come arredare, tra virgolette, questo posto, lasciate un commento, ovviamente, quello che mi piace di più o comunque. Cioè, quello che verrà detto e verrà fatto, ovviamente verrà aggiunto al museo degli iscritti. E infatti, adesso andremo ad aggiungere il ragazzo che ci ha consigliato la base nell'Ether. Poi, ovviamente, il calice è stata un'ideona, però devo dire che mi piace un sacco il calice di fuoco. Adesso devo mettermi in una zona per poter fare lo screenshot per la copertina. E quindi ci vediamo direttamente al museo degli iscritti. Quindi, ho aggiunto il quadro, adesso andiamo a scrivere sotto il nome XX, anzi era così, XX Ivan 08 XX base nel Nether, che non entra, nel Nether. Ecco qua. Lo ringrazio, ovviamente, e ogni volta sbaglio. Vabbè, non fa niente, è il bello anche questo. Quindi signori, io vi ringrazio per essere rimasti qui in mia compagnia. Se il video vi è piaciuto, come sempre, vi lascio un commento, un mi piace o comunque quello che volete. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di lasciarmi dei commenti per essere aggiunti al museo degli iscritti. Noi ci vediamo al prossimo episodio della Tech It Classic. Ciao ciao!